Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti amici dell'Ordine degli Animali. Allora, come al solito, ringrazio appunto l'Ordine degli Animali che mi permette di poter chiacchierare con voi in queste dirette. E, casomai aspettiamo qualche minuto che cominciano ad arrivare un pochino di persone. E, per chi è connesso e collegato, datemi un feedback se sentite, se riuscite a sentire il tutto. Ok, e adesso io cerco nella schermata i vari commenti. Ok, allora, perfetto. Ok. Allora, mi sentite tutti? Allora, vediamo se riesco a gestire tutti. Allora, ho forse qualche problema con la connessione. Allora. Ok, scusate, ma ho dei problemi di configurazione con il computer, vediamo se riesco a gestire il tutto. Ok, allora. Ok, perfetto. Bene. Oh, perfetto. Adesso vedo anche i commenti. Scusate, ma non riuscivo a trovare appunto i pannelli giusti, perché ogni volta Facebook cambia le configurazioni. Allora, benvenuti di nuovo a questa diretta. Diretta dove parleremo appunto della differenza fra quello che può essere un'educazione o una rieducazione o riabilitazione. Innanzitutto, perché ho voluto proporre questa diretta? Per il semplice motivo che spesso molte persone vengono a chiedermi appunto aiuto per problemi comportamentali, quando in realtà non sono problemi comportamentali realmente legati al comportamento del cane, ma a una cattiva educazione o una scarsa educazione appunto del nostro animale. Che differenza c'è fra avere un cane in educazione o avere un cane in rieducazione? La differenza è una molto semplice. L'educazione per il nostro cane, che cos'è? È avere un animale educato che possa gestire tutti gli stimoli che in qualche modo gli si sottopongono durante la vita quotidiana, che sia appunto un animale che vive in città, un animale che vive in zona appunto un pochino più all'aperto, ok, un pochino più di campagna, devo però dargli quegli strumenti perché possa vivere ed essere integrato all'interno di una società urbana. Ok, con delle regole, con delle dinamiche, ben precise, le regole devono partire dalla casa, devono partire dall'interazione con il proprietario. Non deve essere soltanto compito del cane avere appunto delle regole, ma deve essere importante anche da parte del proprietario sapere come dargli le regole, sapere come comunicare con il cane e di conseguenza gestire al meglio un'educazione, ok? Come per quanto riguarda la nostra comunicazione umana, se pensiamo all'interazione che possiamo avere con un bambino, dobbiamo trovare la strategia giusta per comunicare appunto con quell'individuo che abbiamo di fronte. Ognuno di noi ha le sue caratteristiche, c'è chi è più irruente, c'è chi è meno irruente, c'è chi è più calmo, più rilassato, più riflessivo. Il fatto di trovare la strategia giusta per, appunto, ribadisco, comunicare con il nostro animale diventa fondamentale. L'educazione non è utilizzare soltanto comandi.
L'utilizzo dei comandi mi può servire, l'utilizzo delle competenze sotto comando mi possono servire per gestire il cane in alcuni momenti, ok? Non per soggiogarlo al 100%, ci mancherebbe, ma per insegnargli che appunto in alcuni contesti, per esempio se gli chiedo un seduto, quel seduto può diventare funzionale al rapporto, ok? Faccio questo esempio, sono per strada, devo attraversare la strada, ci sono le macchine o stanno attraversando ciclisti. Se il mio cane conosce me bene il seduto, quel seduto gli serve per tranquillizzarsi di fianco a me e per capire che quando ci sarà il momento di muoverci di nuovo, possiamo proseguire la nostra passeggiata. Ok? Non chiederò mai un seduto al cane in grave disagio, ok? Perché quel seduto potrebbe essere inficiante del rapporto. Ok? Spero di essere il più chiaro possibile. Se avete qualche dubbio, qualcosa, direi che dopo la prima mezz'oretta di chiamata, di conversazione, potete scrivermi qualche commento, ok? Intanto saluto tutti quelli che mi hanno salutato sui vari commenti. Ciao Elisabetta, ciao Maria, saluto tutti, assolutamente. Torniamo al nostro discorso. Quindi, l'educazione, il fatto di avere un cane competente è la condizione fondamentale per vivere al meglio col nostro animale. Ok? Quando è che invece si parla di rieducazione o di riabilitazione? Allora, due cose ben specifiche. Noi educatori cinofili, esperti in comportamento, ok? Quindi esperti in rieducazione. Dobbiamo spesso e volentieri avvalerci di professionisti veterinari esperti in comportamento per poter gestire al meglio una qualche criticità comportamentale caratteriale. Ok? Perché è importante questo? Perché sostanzialmente, quando abbiamo a che fare con un animale che ha un comportamento al di fuori del normale, e dopo parliamo di che cosa vuol dire normale o meno. Quando abbiamo un cane che ha problematiche, appunto comportamentali, perché ha un comportamento che esce dalla normalità, molto, molto spesso gli strumenti che hanno gli addestratori o gli educatori esperti in comportamento non sono sufficienti. Quindi è importante effettuare una visita dal medico veterinario esperto in comportamento, che è un medico veterinario che ha competenze in più sostanzialmente rispetto alla gestione sostanzialmente della classica necessità veterinaria, quindi visite di controllo e tutto il resto. È un esperto, il medico veterinario esperto in comportamento, è un individuo esperto in comportamento che sa leggere fisiologicamente i cambi appunto di comportamento. Ok? Spesso e volentieri il medico veterinario esperto in comportamento, assieme all'istruttore cinofilo, all'educatore o al rieducatore, che cosa fa? Applica una sorta di percorso che serve per riabilitare il cane. Ok? La riabilitazione del cane che cos'è? Non è altro che rendere abile nuovamente quell'individuo, ok? Non cancellando quello che il cane ha imparato o quello che il cane manifesta, dandogli un'alternativa rispetto a quel tipo di comportamento. Ok? Spero di essere il più chiaro possibile, nel caso dopo vado a sviscerare ogni tipo di perplessità che in qualche modo vi vengono. Ok? Allora, quando noi abbiamo a che fare con una riabilitazione comportamentale, dobbiamo assolutamente garantire il benessere psicofisico del nostro animale. Ci sono cani che sono paurosi, cani fobici, cani aggressivi, cani mordaci, cani che non riescono a stare da soli. Quindi comunque dobbiamo andare a valutare ogni sfera che ci si presenta davanti, ogni condizione che ci si presenta davanti, per garantire al meglio il benessere psicofisico del cane. Questo che cosa vuol dire? Non che l'animale in qualche modo debba essere giustificato dai comportamenti che va a sviluppare, ma dobbiamo capire appunto tramite il benessere psicofisico come quel cane può crescere, come quel cane può migliorare, ok? Ed è per questo che affidarsi a una persona competente o a più persone competenti diventa fondamentale.
Vi faccio questo esempio che forse può esservi un pochino d'aiuto. Arriva il cuccioletto a casa. Arriva il cucciolo a casa, ha qualche mese di vita, ovviamente, perché adesso se arriva un cucciolo da un allevamento che fa un buon programma allevatoriale, solitamente ha già un bagaglio di esperienze molto più elevato, casomai, rispetto a quel cucciolo che viene dal sud o comunque che viene preso da ambienti poco stimolanti, ok? Però pensiamo a un cucciolo normalissimo che arriva a casa, è contento della vita, quindi è un cucciolo esplorativo, è un cucciolo che in qualche modo sa interagire con noi. Piano piano quel cucciolo per natura, ok? Comincia a utilizzare la bocca e comincia a masticarmi un pochino le scarpe, i vestiti, si attacca ai miei vestiti mentre cammino, ok? Quello inizialmente non è un problema comportamentale, quello è un problema chiamiamolo così, è una modalità di espressione a livello educativa che non è corretta da parte del proprietario, ok? Quindi quello non è un comportamento che rientra in una condizione di rieducazione comportamentale. Perché casomai il cucciolo ha un inizio di attività, ok? Il cucciolo mi si attacca alla scarpa e a un certo punto quell'attività finisce, ok? Per essere definito un problema comportamentale, il cane dovrebbe, in qualche modo non finire mai un tipo di comportamento, o meglio, dovrebbe mancargli una parte di quello che diciamo così, la routine di comportamento dell'animale. Quindi il comportamento solitamente ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Spero di essere il più sintetico possibile, il più chiaro, non scendo in dettagli tecnici. Quindi, che cosa succede? Se io ho questo animale che inizia e finisce un comportamento, non è un animale che ha un problema comportamentale, ma è un animale che va educato, ok? Quando il problema comportamentale esiste e sussiste, è quando l'animale non riesce, per esempio, a calmarsi da un comportamento, non riesce a gestire determinate dinamiche a livello emotivo. Quindi sta a noi capire la differenza, ok? Un cane che mi salta addosso ripetutamente, molte volte ci dice: ah, un problema comportamentale mi salta sempre addosso, ma molte volte è una modalità comunicativa sbagliata che abbiamo con il cane. È qui che l'educatore vi aiuta, ok? Ed è qui che non serve il rieducatore, ok? Invece, l'educatore quando entra in diciamo così, in gioco, il rieducatore rientra in gioco quando quel cane o quel tipo di cane non ha un comportamento che si rifà alla sua razza, che non si rifà alla sua specie, ok? E di conseguenza ha un comportamento che va verso il patologico, ok? In questa fase, ovviamente, ci sono percorsi che vengono attivati, ci sono delle necessità comunicative, casomai diverse rispetto a un'educazione normale, ok? E in queste fasi il proprietario è altamente una pedina importantissima nella gestione appunto della rieducazione e nel percorso. Perché? Perché ovviamente noi tecnici possiamo lavorare tranquillamente quell'ora al campo, quell'ora e mezzo al campo, quell'ora a casa, dipende sempre che tipo di comportamento il cane ha bisogno di essere in qualche modo corretto, ma il proprietario è fondamentale che si metta in gioco al 100%. Molte volte i percorsi di riabilitazione sono percorsi impegnativi per il proprietario, soprattutto se parliamo di cani che arrivano a essere molto reattivi, quindi sono cani che casomai mordono, sono cani che utilizzano la bocca per comunicare. Sono a volte percorsi difficili perché, diciamo così, vanno al di fuori di quegli schemi che il proprietario si è fatto una volta preso il cane, ok? Casomai l'idea del portare il cane in città a fare la passeggiata potrebbe essere smontata su un cane che tende ad avere paure o fobie della gente o comunque del movimento, ok? Quindi tante volte per arrivare poi a fare una passeggiata in città ci vogliono ore di lavoro, ci vuole tempo, ci vuole appunto una sensibilità molto alta, per esempio, nella gestione del cane. Ok,
Tutto chiaro fino qua? È un argomento un po' complesso, però spero di essere come sempre il più chiaro possibile. Allora, il video si interrompe in continuazione. Allora, vediamo se riusciamo a fare una cosa diversa. Vediamo se riusciamo a fare una cosa diversa. A tutti si interrompe in continuazione il video? A tutti si interrompe in continuazione? Datemi un feedback perché proviamo a fare un'altra cosa. Allora, perfetto. Ok, quindi solo a pochi si interrompe perché a volte qua c'è un problema di linea, i vostri feedback sono fondamentali. Ok, allora, vediamo un attimo. Oh, ok, il video va, perfetto. Allora, continuo così. Nel caso, provo a cambiare impostazioni video, impostazioni internet. Allora, quindi detto questo, un percorso di rieducazione, come dicevamo, può essere svolto in vari contesti, perché può essere svolto al centro cinofilo, può essere svolto nelle mura domestiche, può essere svolto all'aperto, in funzione di che cosa? Delle necessità che ha il cane. Se un cane pauroso è un cane, per esempio, fobico nell'uscita, ok? E c'è differenza fra un cane pauroso e un cane fobico, ok? Se un cane pauroso, la paura viene manifestata nel momento in cui si manifesta, non so, lo stimolo che appunto rende pauroso il cane, ok? Quindi faccio l'esempio, esco fuori col mio cagnolino, ha le prime esperienze, in ambiente nuovo. Passa un autobus velocemente, il cane si prende paura. Quella è una paura vera e propria. Se io assecondo o meno quel comportamento, quindi io proprietario assecondo o meno quel comportamento, il cane potrebbe ignorare gradualmente quel tipo di paura, ok? Quindi sentirsi sostanzialmente, diciamo così, potrebbe sentirsi non assecondato appunto dal proprietario, quindi il proprietario fa finta di nulla, l'autobus è passato, amen, si ritorna a camminare, ok? Altresì, se io assecondo quel comportamento, piano piano quel comportamento potrebbe sfociare in ansia. L'ansia che cos'è? È un'anticipazione della paura. Ok? Quindi quel cane che esce fuori in quel contesto, se ha visto passare più di tanto gli autobus, ok? E comincia ad avere paura una volta, paura due, paura cinque, piano piano va in ansia. Che cosa vuol dire? Che si aspetta sempre in modo negativo che arrivi quella sorta di stimolo, ok? E quella si chiama ansia, quindi anticipa sostanzialmente una paura, quindi un qualcosa che ancora non viene in qualche modo esibito, ok? Un comportamento che non viene esibito. La fobia è ancora una condizione peggiore perché sostanzialmente anticipa ogni tipo di ansia, ok? Quindi la condizione è io sono fobico e ho già paura ancora prima che si manifesti, diciamo così, è una sorta di pensiero. Io sono fobico perché in questo contesto mi si presenta sempre questa cosa, quindi so già che può succedere un qualcosa di negativo, ok? Bene. Tornando al discorso del cane che per esempio sviluppa una paura o sviluppa un'ansia, sta a noi, istruttori, col proprietario e tutto, lavorare appunto per far sì che il cane renda quel tipo di paura un qualcosa di sormontabile, un qualcosa di superabile, scusatemi, ok? E non di insormontabile. La paura molte volte si va a gestire lavorando un pochino sull'attività olfattiva, lavorando molte volte sull'attività cognitiva del cane, molte volte. Si dice il mio cane ha paura delle macchine, quindi gli insegna a fare una bella condotta in attenzione, così smette di aver paura. Vero fino a un certo punto, perché tante volte l'ubbidienza non fa altro che chiudere ancora di più quel cane, perché quel cane casomai non si fida di me. Se io divento un punto di riferimento per il mio cane e invece che insegnargli, per esempio, una condotta al piede che riguarda sostanzialmente una condizione a volte di ubbidienza altissima, ok, per il nostro cane, ma casomai in un ambiente neutro riesce a superarmela, in quell'ambiente che è stimolato in modo negativo, il cane potrebbe non farla. Quindi perché
rompere fiducia al cane e rompere la fiducia che il cane deve avere con noi quando sostanzialmente possiamo, per esempio, fargli fare una sorta di ricerca olfattiva, per esempio, scusate, ma è difficile spiegarlo a volte. Gli faccio una ricerca olfattiva e gli faccio capire che se mette il naso per terra e annusa un pochino l'erba che ha intorno, può stare molto meglio. Gli insegno, per esempio, che se mi segue con fare un pochino più attivo, si dimentica di quello che sta succedendo. Ecco, sono già degli escamotage che possono aiutare il nostro cane a superare l'impasse, ok? È ovvio che, come dico spesso, e sempre, o come dico spesso, non sempre, la parte dell'ubbidienza mi serve per creare competenze al cane, ma non mi serve per soggiogare il cane e per far sì che il cane mi risponda come un soldatino. Ok? È chiaro? La competenza del cane è fondamentale, ma sostanzialmente la condizione diventa strutturale per quanto riguarda appunto il rapporto. Allora, vedo che cominciano ad arrivare un pochino di domande. Allora, parto da una che avevo visto prima. Intanto voi ragazzi pensate se tutto quello che ho detto vi... Ok, allora. Allora, il video va... Allora, perfetto. Quindi è tutto chiaro per tutti, giusto? Ok, perfetto. Allora, prima leggevo, il mio cane non ubbidisce al richiamo. Allora, il cane, il video, ok, allora, il cane non ubbidisce al richiamo. Allora, in questo caso, dopo Francesca arriviamo anche a parlare che per esperienza un cane che ha paura non annusa, dipende. Allora, partiamo dal discorso del richiamo. Il richiamo riguarda un'educazione. Riguarda il fatto di intraprendere un percorso educativo tale per cui l'educatore o comunque l'istruttore al quale vi rivolgete vi dà gli strumenti per insegnare al cane il richiamo. Il richiamo solitamente si va ad instaurare lavorando sulla fiducia che il cane deve avere verso di noi, sulle interazioni del cane con noi, cioè il fatto del gioco, dell'attività funzionale al rapporto, ok? E ogni cane ha le sue modalità per quanto riguarda il richiamo. Quindi, sostanzialmente, quando per esempio siamo fuori, se io ho il cane che si perde e gestisce sostanzialmente una condizione di allontanamento, devo capire perché si allontana. Si allontana perché non sono interessante in quel momento? Dovrò diventarlo. Si allontana perché ha paura di me? Dovrò farmi qualche domanda. Si allontana perché l'ho sempre fatto giocare con altri cani, quindi come punto di riferimento ha sempre gli altri cani? Devo farmi un altro tipo di domanda. Quindi vedete come in realtà su un discorso di richiamo ci possono essere tante sfaccettature per la gestione appunto del richiamo stesso. Ok? Allora, in questo caso ovviamente affidarsi a, professionisti competenti diventa fondamentale. Ok? Allora, Maria mi chiede, ho una cucciola di 3 mesi, come devo comportarmi per farmi ubbidire? Allora, qua in questo caso, Maria, io ti consiglio di rivolgerti a un educatore che sicuramente saprà darti tutti quegli strumenti per gestire al meglio l'interazione con la tua nuova con la tua cucciolina. Ok? Sicuramente ogni individuo a 4 zampe che portiamo a casa avrà le sue caratteristiche, che sia un cane meticcio, che sia un cane di razza, avrà le proprie caratteristiche comportamentali, caratteriali. Molte caratteristiche si rifanno a delle, diciamo così, delle appunto caratteristiche di razza, ok? Quindi se un border collie si comporterà in un certo modo, se un pastore tedesco si comporterà in un altro, pur essendo un cane, però sono di 2 razze differenti, ok? Se un lupo cecoslovacco si comporterà in un altrettanto modo. Ancora di più, se è un cane da caccia, quindi se è un setter, se è un labrador, se è un golden retrievers, sono 3 altre razze che si comporteranno in 3 modalità totalmente differenti. Ok? In questo caso l'educazione si va a strutturare sempre in funzione dell'individuo che abbiamo di fronte, ok? E non si va a generalizzare un percorso di educazione, perché ovviamente il mio cane,
che vive in casa con me avrà determinate abitudini e determinati comportamenti. Se il mio cane va in casa di qualche altro, di qualche altra persona, ok, se invece che arrivare a casa mia fosse arrivato a casa di qualcun altro, avrebbe avuto sicuramente altri tipi di caratteristiche nel comportamento, ok, perché necessità casomai differenti. Vado avanti a leggere i vari messaggi. Francesca dice: la mia esperienza è che un cane che ha paura non annusa. In questo caso, Francesca, dipende. Dipende se il tuo cane o se il cane che in qualche modo abbiamo in educazione è abituato o meno a mettere il naso per terra e ad annusare. È ovvio che molti cani quando hanno paura si chiudono, ma sta a noi essere una guida per fare in modo che il cane non arrivi ad avere paura e quindi possa utilizzare l'olfatto per poter canalizzare totalmente le sue energie, ok? L'annusamento per il cane diventa fondamentale, è una modalità per acquisire informazioni dall'ambiente e di conseguenza abbassare ogni fonte di agitazione, per esempio, ok? Io ho notato che su molti cani, per esempio, paurosi, una volta che tu gli hai insegnato a mettere il naso a terra, cominciano a rilassarsi molto di più. È ovvio che, per esempio, se ho un cane che ha paura delle persone e lo porto vicino a una zona centrale della città o del paese, quel cane sicuramente non annuserà. Se comincio gradualmente ad avvicinarlo invece a zone un pochino più urbanizzate, diciamo così, un pochino più movimentate, e l'olfatto gli serve in realtà per canalizzare, per tranquillizzarsi, il cane comincia a trovare quella strategia, ok? Ricordiamoci una cosa, come per quanto riguarda il nostro cervello, il cervello del cane funziona nello stesso modo. Che cosa intendo? Se il mio cervello si abitua a fare una cosa e la fa ripetutamente tutti i giorni e in tutti i momenti che mi si presenta quel tipo di situazione, troverà sempre lo stesso modo per affrontare il problema, ok? Giusto o sbagliato che sia. Se invece io insegno al mio cervello ad avere un'altra strategia per sistemare, per affrontare quella cosa, quello stimolo, è vero che è faticoso all'inizio, ma gradualmente il mio cervello si abitua a fare altro. Ok? Quindi tante volte sta a noi trovare le strategie giuste anche sul nostro cane per poter gestire sostanzialmente il rapporto. Ok? All'inizio è per quello che è importante lavorare in ambienti neutri, dove insegno al cane a gestire determinate abilità. Ok? Esempio, se un cane che ha un po' di paura, sicuramente lavorerò in ambienti che possono essere un pochino più ipostimolanti, diciamo così, piuttosto che iperstimolanti, in modo tale che il cane possa piano piano capire che il naso, o meglio l'attività olfattiva, lo appaga di più. Ok? Spero, Francesca, che sia stato il più chiaro possibile. Allora, qua invece Maria mi dice, se è in casa e lo chiamo viene quasi sempre, se è libero in giardino non viene quasi mai. Dipende, Maria, che tipo di rapporto abbiamo con il nostro cane, ok? Molte volte il cane in giardino, per esempio, viene lasciato da solo. Lasciandolo da solo in giardino, lui tende a fare, tra virgolette, ciò che vuole. Quindi per quale motivo mai dovrebbe tornare a un richiamo se io in quel momento l'ho sempre lasciato da solo? O meglio, se lo riporto in casa e quindi lo metto in un ambiente un pochino più rilassante e di meno gestione, appunto, gli stimoli fuori sono molto più interessanti rispetto a quelli che possono avere gli stimoli il cane all'interno di un appartamento. Se io comincio a stare, per esempio, in giardino un pochino di più con il cane, a fare un pochino più di attività tra me e lui, quindi attività relazionale, che sia gioco, che sia attività olfattiva, che sia in qualche modo una gestione della relazione, sicuramente il cane sarà anche più invogliato a venire da me, ok? Quindi prova a relazionarti un pochino di più quando sei fuori dal giardino. Allora, Luigi mi dice, se mordicchia la mano che fare? Non gli do la mano, è molto semplice. Non propongo la mano al cane se il cane gli morde la mano. E anche lì bisogna capire il perché me la morde perché mi richiede attenzione, me la morde perché ho sempre giocato con le mani, quindi in questo caso anche per te, Luigi, consiglierei una sorta di chiacchierata o comunque una consulenza con un educatore della tua zona per poter gestire al meglio questa situazione.
Il mordicchiare la mano però non è un problema comportamentale che il cane manifesta, è un problema che è una competenza che esibisce che noi in qualche modo gli lasciamo sostanzialmente da fare. I miei cani con me giocano con la bocca, ma sanno che possono giocare in un certo modo. Se la loro bocca va oltre una certa presa, io interrompo il gioco. Quindi i miei cani a un certo punto smettono di giocare perché capiscono che la bocca è andata oltre una determinata pressione, una determinata modalità. Anche in questo caso è importantissimo il gioco come coadiuvante nella relazione, perché il gioco è un ottimo tramite. Io propongo al cane una treccia, un salamotto, dipende poi sempre dall'animale, parliamo sempre di un comportamento normale, comunque un animale che ha comportamenti normali. Cerco sempre di strutturare il gioco che sia un gioco di tira e molla, un gioco predatorio, un gioco olfattivo, attività di ricerche. Cioè, sono varie le attività che possiamo fare con il nostro cane per renderci interessanti, saltare degli ostacoli, passare dentro dei tunnel, sono tutte attività che possiamo tranquillamente sviluppare tramite appunto con il nostro cane per sviluppare la relazione. Quindi non è soltanto ubbidienza a quello che andiamo a fare nel percorso di educazione, ma è anche proprio un tipo di attività di relazione. Vado avanti. Allora, Claudio, tu dici quando suona il campanello impazzisce. Bene, bisogna capire che tipo di responsabilità sostanzialmente abbiamo dato al nostro cane. Cioè, se ogni volta che ha suonato il campanello noi gli abbiamo detto, per esempio, chi c'è alla porta, noi abbiamo autorizzato il nostro cane a prendere il nostro posto nell'andare a salutare chi sta entrando, nell'andare a interagire con chi sta entrando. Quindi da lì bisogna sostanzialmente rompergli uno schema, solitamente si dice in controcondizionamento, e per fare in modo che quel campanello porti il cane a non avere così tanto interesse. Anche lì bisogna secondo me valutare che tipo di abilità, che tipo di abitudini, scusami, al cane, e da lì creare un percorso di educazione o meglio di modifica del comportamento. Mentre leggevo il tuo messaggio mi sono accorto che non ho risposto a quello di Claudia. La mia barboncina Toy ha paura degli altri cani. A 4 mesi ha paura di uscire. Dobbiamo sempre forzarla ad uscire. In questo caso, Claudia, anche lì, che tipo di comportamento abbiamo avuto con il nostro cane? Ovvero, tante volte prendiamo il cucciolino ha pochi mesi di vita, 2 o 3 mesi arriva a casa solitamente dagli allevamenti, lo porta a fare passeggiate in ambienti iperstimolanti per il cane. Quel cane potrebbe avere delle difficoltà nell'affrontare questi problemi, questi stimoli, Quindi, piano piano, cominciare ad aver paura. Perché? Perché ogni volta che lo portiamo fuori l'abbiamo sovraccaricato di ansia, di paura e di interazioni sbagliate, Molte volte il cane ha paura, lo prendo in braccio. Nel momento in cui il cane ha paura e lo prendo in braccio, non faccio altro che rinforzargli quel tipo di paura, O meglio, devo stare attento a come gestire il prendere in braccio il cane, Anche in questo caso, prima che diventi un problema radicalizzato, consiglio quello di rivolgerti proprio a un collega o a colleghi, adesso non so in che zona stai, però rivolgerti a colleghi in modo tale da poter gestire al meglio questo tipo di comportamento, Perché il poterla tranquillizzare, certo, è fondamentale, ma devo capire da che cosa parte la sua paura. Parte da una paura, da una condizione di sovrastimolazione iniziale, parto da una poca socializzazione del cucciolo, parto da una condizione di troppa, diciamo così, foga da parte del proprietario di farla conoscere con altri cani, farla giocare in aree con altri cani. Quindi lì ci sono tante sfaccettature, vedete, nella gestione dell'educazione del comportamento. Quindi ecco, gradualmente andiamo a gestire quella condizione. Ogni animale e ogni percorso va studiato sostanzialmente per la gestione dell'animale stesso. Quindi non vado a standardizzare ogni percorso, Quindi non vado a generalizzare ogni percorso, ma ogni percorso viene strutturato a sé. Allora, Fabrizio invece mi scrive: la mia cagnetta è di circa 3 anni, presa al canile da luglio, quando la porto a spasso abbaia tutti i cani che incontriamo. Alle volte anche ad alcune persone, tira sempre al guinzaglio e non riesce ad avvicinarsi al cane con cui ce l'ha. Al cane con cui ce l'ha.
se la prende con l'altro mio cane mordendolo. La cagnolina è simil Jack Russell e l'altro di 5 anni è Jack Russell. Ok, quindi tu Fabrizio hai due cani che porti fuori nello stesso momento, una di queste tende ad abbaiare. In questo caso bisogna capire che cos'è che la porta ad abbaiare. Sicuramente io la cosa che faccio, io ho due cani, i miei due cani non escono sempre insieme. I miei due cani escono raramente uno di fianco all'altro in passeggiata. Un conto è dire vado a fare la passeggiata nel bosco o nelle aree verdi, un conto è dire esco in passeggiata dove devo correggere un comportamento rispetto a un altro. Il lavoro si raddoppia, nel senso che io prima esco con un cane, faccio fare la passeggiata a uno, dopodiché esco con l'altro. Perché? Perché da solo, il cane si affida a me e riesco in qualche modo a gestirlo. Se invece sostanzialmente ho un altro cane di fianco, quell'altro cane potrebbe rinforzare o destrutturare quello che sto insegnando al cane, che ha delle problematiche. Quindi in questo caso, Fabrizio, ti consiglio anche per te di contattare casomai un educatore che possa saperti indirizzare nella corretta gestione appunto del cane. Sicuramente se uno dei due abbaia in continuazione verso gli altri cani o verso le persone è perché molte volte potrebbe avere una richiesta di attenzione, quindi se ho per esempio abituato il mio cucciolotto, no, aspetta, mi dicevi che la cagnetta ha 3 anni, se ho abituato il mio cane ad andare verso gli altri cani a interagire a guinzaglio, per esempio, cosa che non si dovrebbe mai fare, quindi mai interazione a guinzaglio tra cani, che cosa succede? Il mio cane, se non glielo porto, comincia ad abbaiare, comincia ad andare in frustrazione, ok? Molte volte lo stesso abbaio viene assecondato dal proprietario perché poi lo porto verso gli altri cani. Quindi la condizione è quello che io comunico al mio cane. Quando il mio cane è guinzaglio e parte in abbaio verso un altro cane, devo capire il perché sta abbaiando. Abbaio di richiesta, abbaio di frustrazione, abbaio di reattività, bene, o di aggressività, bene. Devo sempre capire il perché il mio cane si comporta in un modo rispetto a un altro. Ed è per questo che avvalersi di professionisti diventa fondamentale. Non sottovalutate queste problematiche, perché gradualmente vanno a radicalizzarsi e a radicarsi e diventa poi dopo difficile toglierle. Ok, vado avanti con i vari messaggi. Ok, allora, perfetto. Allora, Giulia mi dice: il mio cane di 15 mesi mi lega sempre mani e gambe. Ha un significato? Beh, allora, innanzitutto quel tipo di leccata probabilmente è una condizione che il cane utilizza per grooming, quindi per rilassarsi, per tranquillizzarsi. È una cosa che io non gli farei fare. Ogni volta che il mio cane prova a leccarmi in modo compulsivo, cioè un conto sulle mani sporche di bocconcini, di premietti o di qualcosa che sto tagliando in casa e il mio cane mi lecca la mano. Un conto è se il mio cane mi lecca come se si stesse facendo una sorta di ditoletta, ok? Questo non glielo farei fare. Bisogna capire però che cosa lo portano a leccare in questo modo. Molte volte il cane si lecca per scaricare tensioni, molte volte lo fa una volta per avere, la prima volta lo fa per avere attenzioni, noi lo assecondiamo e il cane quindi comincia a leccarci. Quello è un comportamento che andrei a far estinguere ogni volta che il cane mi propone quella cosa, io mi alzo e vado via. Lì dipende sempre anche, Giulia, da che cosa, da come è abituato il cane a stare. Cioè, se il mio cane sta sul divano con me, gli faccio una coccola, piano piano dalla coccola diventa una leccata, quella è un atteggiamento quasi compulsivo, ok? Quindi valuta, lì è da valutare appunto qual è il comportamento che lo porta poi a fare quel tipo di comportamento, ok? In giardino esco anch'io, cerco di vedere dove fa la pupù, perché spesso la mangia quando la trovi in seguito. Perfetto. In questo caso Maria, uscire con lui, o con lei, insomma, non mi ricordo se è un maschio o una femmina. Aspetta, che tal tuo cane? Vado a vedere. Ok, allora, se in caso lo richiamo. Ok, allora, lì in questo caso io cercherei di valutare prima di tutto la relazione che avete con il cane. Dopodiché, piano piano, comincio a gestire il richiamo, comincio a rendermi interessante agli occhi del cane e quindi piano piano il cane cresce insieme a me.
Okay, a livello relazionale. Sicuramente se è un cane che tende ad allontanarsi da me, giardino grande o piccolo che sia, io inizialmente posso anche pensare di tenerla guinzaglio. Quindi gli faccio fare un bel girettino in giardino, oppure lo porto a fare proprio un giro fuori, e in giardino ci gioco. Quindi utilizzo il giardino soltanto per l'attività ludica. Ok? Anche lì, come vedi, ci sono tante strategie per poter gestire sostanzialmente il nostro cane. Allora, Katie mi dice: il mio cane ha 10 mesi, quando lo lascio a casa da solo morde e rompe le cose. Lo lascio con giochi da masticare, ma non bastano. Molte volte Katie è proprio lasciarlo con i giochi da masticare che lo porta a non calmarsi, ad aumentare il morso e di conseguenza a rifarsi poi su tutti gli oggetti che trova intorno. Io e i miei cani, adesso dipende sempre quanto il tuo cane sta da solo, ma la cosa che ti consiglio, per esempio, è abituarlo a stare in un recinto, a stare in un box, in un trasportino, dove gli si insegna che quello è un ambiente di calma e di tranquillità. È ovvio che se il cane mi sta da solo più di 2, 3 ore, 4 ore, faccio fatica a lasciarlo dentro un box, dentro un trasportino. Però insegnargli, per esempio, che in casa, almeno per quanto mi riguarda, la casa per me e i miei cani deve essere un tempio. Non in quanto non deve essere toccato nulla, ma deve essere un ambiente in cui ci si riposa e ci si rilassa. Ok? Io in questo momento ho i miei due cani che sono liberi qua in ufficio dove sono io, uno nel suo box e l'altro qua sotto la scrivania. Hanno questa modalità perché sanno che qua dentro non si gioca e non ci si attiva troppo, ok? Perché tutte le attività le andiamo a svolgere fuori. Quindi anche in questo caso ti consiglio di trovare la strategia giusta col professionista giusto per gestire al meglio questa frustrazione che può avere il cane. Molte volte il cane morde perché si annoia, quindi utilizza la bocca per esplorare e di conseguenza crea danno, ok? Quello che per il cane è esplorazione a volte, per noi è un danno perché diamo a quell'oggetto che ha masticato, che ha morsicato, un valore sostanzialmente economico e non solo, ok? Quindi ci può stare che modificando questo tipo di comportamento, scusa, o meglio, trovare la strategia giusta per modificare il comportamento, il cane poi si appaghi e sia tranquillo. Ok? Allora, Giacomo mi dice: buongiorno, non so se è attinente all'argomento, ma volevo chiedere: la tecnica dell'estinzione del comportamento e del controcondizionamento sono la stessa cosa? Allora, non sono la stessa cosa, fanno parte della rieducazione comportamentale e dell'educazione, perché sono comunque tecniche di addestramento che servono sia per l'educazione sia per la rieducazione. Allora, per non scendere troppo in tecnicismi, allora, l'estinzione di un comportamento a volte ha bisogno, per essere estinto quel comportamento, di iniziare un controcondizionamento, quindi una potrebbe essere relativa all'altra. L'estinzione sostanzialmente è fare in modo di ignorare da parte nostra un comportamento che il cane esibisce. Altre volte invece il controcondizionamento è creare una condizione opposta rispetto a quella iniziale che il cane esibisce. Esempio, il cane parte sul campanello, ok? Io la cosa che tendo a fare è scusami, il cane tende ad andare verso il campanello, benissimo. Io gli faccio capire che c'è una cosa differente rispetto al campanello, che potrebbero essere appunto dei bocconcini che trova per terra. Quindi il cane a quel campanello non dà più valore, ma comincia ad aspettarsi quando suona il campanello che ci siano dei bocconcini per terra. Ok? Spero di essere il più chiaro possibile. Anche lì, dopo, dal controcondizionamento, bisogna poi passare a capire quali sono le strategie per far capire al cane che non deve poi andare più sul campanello. Ok? Spero di essere sempre il più chiaro possibile. Allora, Federica mi scrive: Jack Russell di 4 anni che vive con altri due Jack, mamma e papà, super equilibrati, al terrore dei cani, media e grande taglia, e appena si avvicinano li abbaia, e a volte se li vede in lontananza corre per abbaiarli. Come fare? Vabbè, allora, innanzitutto, Federica, la prima cosa che tendo a fare è lavorare in desensibilizzazione. Quindi bisogna fare in modo che il nostro cane a 50, 60, 70 metri di distanza dagli altri cani cominci a tranquillizzarsi. Piano piano diminuisco le distanze,
e faccio in modo che il mio cane sia desensibilizzato ai cani di grande taglia. Molte volte farli avvicinare non ha senso, anzi, la maggior parte delle volte farli avvicinare non ha senso, e ha molto più senso lavorare in desensibilizzazione. Quindi lavoro da una parte a uno stimolo iniziale, quindi lo desensibilizza quello stimolo iniziale, e poi si lavora piano piano a ridurre e nella riduzione delle distanze. Ok, quello è fondamentale. Anche in questo caso, non fate le cose da soli, fatevi aiutare da colleghi. È fondamentale questa cosa qua. Una cosa importante, se vedete o riscontrate che il vostro cane ha un comportamento che non vi piace, non affidatevi a quello che leggete in internet, non affidatevi a quello che vi ha detto la signora Marisa di fianco a casa. Cercate assolutamente un professionista vicino a casa vostra, oppure se non ce ne sono vicino a casa vostra di qualificati, fate dei chilometri per andare a trovarli, ok? Perché è molto meglio investire un'ora da un professionista anche a distanza piuttosto che affidarsi ai rimedi di casa, ok? Parliamo sempre che con il cane abbiamo a che fare con un individuo pensante, quindi dobbiamo dargli al meglio un equilibrio psico-fisico, ok? Un cane che sta bene è un cane che fa star bene anche il proprietario e viceversa, un proprietario che sta bene fa star bene anche il proprio cane, ok? Sembrano cose banali, ma in realtà sono funzionali per il nostro rapporto. Fabrizio mi dice, la porto anche se è portata da sola, ho lo stesso comportamento. In questo caso bisogna che, non so se tu sei stato seguito da altri educatori, devo fare in modo sostanzialmente di abituare il mio cane a non abbaiare e non partire verso gli altri. In questo caso lo posso fare tranquillamente, come dicevo prima con Federica. Se ho il cane che abbaia verso gli altri cani a 10 metri, vuol dire che quei 10 metri il cane non li tollera. Qui 10 metri di distanza dagli altri cani. Dovrò innanzitutto lavorare su 10, su 15 metri, su 20 metri di distanza e piano piano creare appunto dei momenti in cui si possa avvicinare molto di più. A volte si creano dei laboratori apposta per i vari cani, per laboratorio intendo delle lezioni dove si va a lavorare sull'estinzione del comportamento, sull'abituazione, sulla desensibilizzazione. Quindi ci sono varie tecniche di addestramento per fare in modo che il cane si abitui a tollerare altri cani. Ok? Quindi anche in questo caso consiglio sempre di avvalersi a un professionista che possa aiutarci. A volte, ragazzi, basta veramente un'ora, 2 ore di colloquio con un professionista per cominciare ad avere gli strumenti per poter lavorare con il cane, ok? Non c'è bisogno a volte di 200 ore di formazione, 200 ore di educazione, ma tante volte bastano delle strategie comunicative diverse rispetto a quelle che utilizziamo solitamente, ok? Allora, Anna Maria mi dice, e come deve essere l'interazione? L'interazione deve essere funzionale per quel tipo di cane e per il nostro proprietario, per il proprietario, quindi l'interazione che posso avere io con i miei cani è in un modo, l'interazione che potresti avere tu con i tuoi cani in un altro. Quello che chiedo solitamente al proprietario è: il nostro comportamento è funzionale per il cane che abbiamo di fronte o c'è bisogno di comportarci in un altro modo? Quindi da lì si va a strutturare un rapporto di fiducia. Molte volte un'interazione corretta o meno corretta altera ovviamente l'equilibrio, come abbiamo già detto, ma la condizione qual è? Se io tratto il mio cane, per esempio, come se fosse un bambino di casa, il mio cane non potrà mai rispondere come cane, perché se io lo tratto come un bambino, lo tratto già come un membro piccolo di un'altra specie. Il cane ha bisogno di essere trattato come un animale. Quindi posso avere un cane di grande taglia, di piccola taglia, di media taglia, ma devo trattarlo come un animale. Sono un animale di piccola taglia. E lo prendo sempre in braccio, ok? Se è un cane di piccola taglia, lo prendo sempre in braccio. Quel cane non sta facendo il cane. Se ho un pastore tedesco, io non posso fisicamente prenderlo in braccio, ok? Ma se con quel pastore tedesco io lo tratto come se fosse mio figlio, quel pastore tedesco non mi risponderà mai, ok? Io ne ho due di pastori tedeschi e guai che me li tocca, anzi. Però la condizione è sempre quella di trovare la giusta comunicazione tra specie diverse, rispettando la specie che abbiamo di fronte. Ok? Quindi è da lì che si va poi a strutturare la relazione. Allora, Marcello mi scrive: ho una border di 7 mesi, abbaia con le persone, quando si avvicinano in più
di più, in sicurezza mi hanno detto un paio di educatori consultati. Ora la porto spesso con me in giro in macchina e lei la vedo molto incuriosita, sinceramente, a passeggi, luoghi non molto affollati. Secondo te sto agendo in modo corretto e la sua curiosità può essere un segno di positiva? Allora, sicuramente il fatto di garantire al cane, che risulta insicuro, spazi un pochino più aperti, non avvicinamento con altre persone, cioè molte volte i nostri cani vengono toccati e manipolati da tutte le persone che passano. Io non faccio manipolare i miei cani. I miei cani sono miei. Io devo rispondere della loro tranquillità, del loro equilibrio psicofisico, ok? Se ho un cane che viene manipolato in eccesso, potrebbe il mio cane sviluppare, quel cane potrebbe sviluppare paura, fobia, ansia, morso, fuga, ok? Quindi io solitamente non faccio mai avvicinare i miei cani ad altre persone o le persone agli altri miei cani. Ok? Quindi in questo caso quello che consiglio di fare è lavorare sempre, lavorare, scusatemi, interagire con il nostro cane in spazi dove io posso essere sicuro che appunto il mio cane stesso non abbia determinati disagi. Ok? È ovvio che gradualmente, se tu vedi, Cristina, che il cane comincia ad essere più tranquillo, più affabile, più incuriosito, allora certo che vado piano piano ad avvicinarmi agli spazi e ai punti in cui so che gli dà un pochino più fastidio. Quello sì. Dobbiamo fare in modo che il cane abbia zone di comfort e tali per cui possa superare un determinato problema. Gradualmente quelle zone di comfort vengono allargate, ok? Un pochino come per noi. Se noi usciamo dalle zone di comfort, l'uscita dalla zona di comfort può essere positiva per apprendere, ma quella zona di comfort può essere anche negativa. Quindi sta a noi trovare un effetto elastico, ok? Mi piace definirlo, tale per cui il cane possa apprendere cose, ma non si debba sentire in qualche modo, non debba sentire la mancanza di fiducia in noi, non debba avvertire la mancanza di fiducia in noi. Ok? Quindi, secondo me, il lavoro che stai facendo può essere assolutamente d'aiuto. Sempre per la Borderina di 7 mesi, l'abbiamo fatto uscire dal terzo mese quest'estate, quando c'era molta gente. Può essere stato quello a scatenare la sua insicurezza. Quello sicuramente, anche riferito al barboncino toy di cui parlavo prima, potrebbe essere stata una condizione. Hai capito? Quindi quello sicuramente è una condizione della, diciamo così, prendiamo un cane, lo portiamo fuori, arriva a casa un cucciolino, un batuffolino meraviglioso, aperto alla vita, aperto al mondo, gli facciamo fare delle esperienze troppo sovrastimolanti per lui e a un certo punto il cane va in chiusura. Quindi ci può stare, Cristina, che facendo, non mi piace chiamarli errori, sottoponendolo a quel tipo di stress, sicuramente lui è andato un po', lei è andata un pochino più in chiusura, ok? Anche in questo caso mantieni i contatti con l'educatore col quale avete interagito inizialmente per garantire al meglio l'equilibrio al cane, ok? Allora, Katie mi dice: il cane sta circa 3 ore a casa. Sicuramente il cane che sta 3 ore a casa posso abituarlo a stare tranquillamente in uno spazio di contenimento, ok? Per non arrecargli danno e per non creare danno, perché se il cane mi va su un filo elettrico e prende la scossa, si fa comunque male, ok? Quindi assolutamente. Potrebbe essere in questo caso che è importante fare in modo che casomai un educatore, un rieducatore ti aiuti a gestire appunto questo tipo di comportamento, ok? Ad abituarlo gradualmente a stare nel trasportino o a stare all'interno di un recinto e fare in modo che il recinto diventi proprio la sua tana, ok? Il vantaggio del box o del trasportino o del recinto per il nostro cane non deve essere una zona di punizione, ma deve essere una zona di relax. Il trasportino deve essere per il cane un ambiente di tana. La tana non fa altro che portare l'animale a rilassarsi perché tiene al di fuori ciò che succede fuori, ok? Quindi tutto ciò che è al di fuori della tana al cane in quel momento non deve interessare ed è per quello che diventa importante come zona di comfort, ok? Ciao Fabiana, sì, esattamente, è un tedesco a pelo lungo quello che è qua sotto da me e fra un po' comincerà a masticarmi, secondo me, le scarpe per farsi sentire. Allora, perfetto Giacomo, mi fa piacere di essere stato il più chiaro possibile. Allora, Maria invece mi dice: il cane è 1 anno e 3 mesi, è un volpino tedesco, da quando il tempo è peggiorato sporca ancora in casa. C'è un prodotto. Allora,
Allora, in questo caso, per quanto riguarda la pulizia, io solitamente quando il cane sporca in casa pulisco con acqua e alcol. Non utilizzo prodotti a base di ammoniaca. Sicuramente se il cane, quando il tempo è peggiorato, quindi ha un pochino di, diciamo così, problemi a sporcarsi le zampe o a sentirsi un pochino bagnato, io molti cani li abituo come educatore a stare anche un pochino sotto l'acqua, ovvio se non è una pioggia torrenziale, faccio in modo che sostanzialmente il mio cane si abitui a star fuori facendo qualche gioco con lui, interagendo in qualche attività di olfatto, nascondendogli un pochino gli oggetti, insomma, rendendomi partecipe anche da parte vostra di stare fuori in acqua, sotto l'acqua, ok? Il cane quando è fuori tante volte non ci sta perché siamo noi i primi a non essere, diciamo così, volonterosi a stare fuori. Ieri l'altro, qua in questa, insomma, da noi pioveva abbastanza, sono per me momenti in cui mi diverto in realtà di più con i miei cani, perché stiamo fuori, sguazziamo, saltiamo da una pozza all'altra e ci si diverte parecchio. Quindi tante volte anche la parte della pioggia può diventare utile. È ovvio, se è torrenziale, è un cane di piccola taglia, è ovvio che quel cane abbia un disagio, ok? Invece, casomai abituandolo da una situazione di facilità, quindi appena casomai l'ambiente è un pochino umido, il terreno è umido, lo porto fuori, mi diverto con lui, piano piano posso tranquillamente abituarlo appunto a stare fuori, ok? Continuo ad andare avanti con i commenti perché sono tantissimi ragazzi, quindi insomma mi fa molto piacere. Il mio cucciolo di 3 mesi, Bull Mastiff, ha paura quando in passeggiata si passa davanti a dei cancelli dove ci sono altri cani che abbaiano. In questo caso, Giovanni, la condizione può essere quella di creare un approccio positivo al tuo cane, quindi quando passi di fianco a dei cancelli dove i cani abbaiano, stimolarlo a seguirti, utilizzare casomai un bocconcino in adescamento, utilizzare un gioco prima di arrivare al cancello o al recinto dove sono gli altri cani per spostare il focus del cane da quello che lo preoccupa a qualcosa di piacevole, ok? Quindi si va sostanzialmente a lavorare da qualcosa di spiacevole per il cane a qualcosa di piacevole, ok? Questo parte delle tecniche di addestramento. Sicuramente più ci rendiamo attivi sul cane in quelle situazioni, più il cane si affida a noi, ok? E va in desensibilizzazione verso gli altri cani o verso comunque la paura degli altri cance del cancello, ok? Allora, Cristina mi scrive: il mio cane ha paura delle persone perché è stato picchiato da randagio. Quando incontriamo le persone per strada, o cerca la fuga o ringhia. Sono disperata. In questo caso, Cristina, non so in che zona tu abiti in questo momento, cioè adesso, però rivolgiti a una persona che possa aiutarti a gestire il cane. Facendoti capire come intervenire in questo caso, perché sicuramente la fuga e sostanzialmente il ringhio sono già due cose differenti, ok? La fuga può essere delle due più pericolose rispetto al ringhio. Il ringhio anticipa un comportamento solitamente di morso, ok? Quindi il cane mi sta ringhiando perché, diciamo così, non gli piace quello che sto facendo o quello che sta vivendo. Se io insisto, il cane potrebbe partire in reattività, ok? La fuga è molto più pericolosa, secondo me, perché può essere pericolosa per il cane stesso, cioè se mi scappa, mi si toglie il collare, la pettorina, diventa un problema, ok? Quindi cerchiamo di capire e fate aiutare per capire sostanzialmente che cosa porta lo stesso cane ad andare così in modalità reattiva, ok? Quindi, casomai, a volte basta la strategia della condotta al guinzaglio migliore, quindi abituare il cane a stare più vicino a me, in modo tranquillo, rilassato, senza troppi ordini, però insegnargli che la mia posizione è fondamentale perché lui possa sentirsi a suo agio. Una buona condotta al guinzaglio in questi casi mi può portare a fare cambi di direzione dove il cane si sente, per esempio, più guidato, ok? Quindi non si prende lui la responsabilità di ringhiare o di scappare, per esempio. Però anche in questo caso è importantissimo la gestione, appunto, secondo me, della postura, della dinamica guinzaglio, capire se il cane ti sta molto avanti, che tipo di cane è. Cioè, se è un lupoide, se è un braccoide, se è un cane da caccia, se è un cane da morso. Cambia tanto.
la reattività del cane o la condizione appunto di ringhio o di fuga. Ok, quindi fatti aiutare da un professionista. Grazie Fabiana, sempre troppo gentile. Allora, Cristina appunto mi dice, ringhia ma non morde, abito a Garbagnate, milanese. Allora, secondo me, per esempio, tu Fabiana, se conosci qualcuno che è in zona Garbagnate, milanese, può aiutare Cristina, casomai potete mettervi in contatto, ok? Fabiana è zona Brescia, adesso non so Garbagnate da che parte stia, però Fabiana è in zona Brescia e conosce molti professionisti che possono aiutarti, Cristina, secondo me, sicuramente. È importante proprio gestire queste situazioni perché non è facile per il cane, ovviamente, gestire quello stress, gestire quella condizione di iperstimolazione. Non è facile per il proprietario avere che cosa? Una condizione di disagio, perché io porto fuori un cane che risulta pauroso, reattivo o addirittura che scappa, ok? Quindi assolutamente gestite al meglio questo tipo di situazioni, ok? Come vedete, appunto, avere una buona rete di colleghi, sapere appunto dove potersi, con chi potersi muovere diventa fondamentale. Da qualsiasi parte d'Italia voi siate, insomma, casomai se qualcuno di voi ha bisogno di confrontarsi per trovare il professionista giusto, mi scriva anche tranquillamente in privato, metta appunto mi contatti, i miei contatti sono tranquillamente reperibili online, quindi il centro cinofilo mio è Passion for Dogs, lo trovate come pagina Facebook appunto sui social, Passion for Dogs educazione attività cinofila anche su Instagram. Io sono Guerini Umberto e potete tranquillamente chiedermi l'amicizia e non ho nessun tipo di problema a darvela, ok? Abbiamo parlato tantissimo ragazzi oggi, cioè abbiamo sviscerato allora un po' di idee, di problematiche. Allora, cosa ne pensi della castrazione? Allora, la castrazione dipende, anche lì in questo caso diventa fondamentale, secondo me, Katie, valutare che risposta può avere il nostro cane, scusami, che comportamento ha il nostro cane e valutare se quel comportamento è dovuto a una gestione o per esempio una carica ormonale elevata, ok? Oppure se è una cosa comportamentale. Molte volte la sterilizzazione, e quindi la castrazione, può aiutare comunque il cane, molte volte invece non l'aiuta affatto. Quindi se ho un cane indeciso e vado a sterilizzarlo, a castrarlo, non faccio altro che creargli un gap, un buco, ok? Un buco comportamentale, e dopo non si appaga, non si appiana più. Quindi prima ancora di parlare di sterilizzazione, bisogna sempre confrontarsi assolutamente con i nostri colleghi, scusate, con i veterinari, quindi col vostro veterinario di fiducia, ma anche casomai chiedere un consulto a un veterinario esperto in comportamento, ok? Ovvio che per esperienza noi educatori o addestratori abbiamo comunque l'occhio casomai per dire questo cane è sicuro, è troppo deciso, ha una carica ormonale troppo forte e la sterilizzazione potrebbe aiutarlo. Altre volte è proprio una questione di gestione del cane. Se io non so gestire quell'individuo, vuoi per mancanza di competenze, vuoi perché non so leggere quel comportamento, ok? Sicuramente può essere d'aiuto proprio gestire al meglio il confronto con tramite il veterinario e appunto un comportamentalista, okay? Un veterinario esperto in comportamento. Allora, Claudia mi dice: maschio e femmina di 8 mesi, meticci tagliamede recuperati dal sud. Femmina dominante, sono abituati a stare insieme in giardino tutto il giorno e quando escono dal loro contesto fanno branco. Loro fanno già branco in giardino, Claudia, quindi non è soltanto un discorso di branco esterno. La femmina abbaia e tende a mordere, mostrare i denti ad altri cani e lui la segue. Come disincentivare questa dinamica per farla interagire fuori senza rischio? Allora, sicuramente anche lì va gestito. Secondo me la parte interna a casa. Allora, colleghi che hanno più cani, non, io so che per esempio non li fanno stare insieme sempre, ovvero i miei cani possono stare insieme nello stesso ambiente, molte volte però io utilizzo i trasportini per far rilassare un cane rispetto all'altro. Quindi a volte il mio pastore di 8 anni sta nel suo box mentre quello più giovane di 2 sta fuori.
Altre volte il contrario, molte volte esco in passeggiata con il mio più anziano mentre l'altro sta comunque in casa e viceversa. Questo perché? Perché andiamo a disincentivare tutto ciò che sono quelle dinamiche che rinforzano il comportamento di branco, ok? Se ho un cane reattivo che mi parte verso gli altri cani, in abbaio, comunque in frustrazione, e l'altro cane gli va dietro, è un comportamento che rinforza l'altro. Quindi, come prima cosa, io quello che ti consiglio è, per esempio, anche lì bisogna valutare se il giardino li porta a star bene o meno i cani, perché molte volte in giardino sono molto sovrastimolati e quindi tendono ad acutizzare alcune dinamiche, comportamentali. Quindi l'abbaio, quindi casomai, la troppa eccitazione di un cane su un altro. Ed è un conto, li valuterei se è il caso di lasciarli in giardino insieme o, per esempio, cominciare a separarli già da lì, cominciare a fare qualche passeggiata insieme, qualche passeggiata da sola singolarmente con uno e poi con l'altro. Non dargli mai delle regole, cioè non è che esce prima la femmina e poi esce il maschio tutti i giorni. A volte esco con la femmina, sto fuori 10 minuti, poi torno in giardino e gioco con lei mentre il maschio è in casa. Altre volte posso uscire col maschio, sto fuori 2 ore e poi rientro. Quindi non creo mai una routine strutturata, ok? Cerco sempre di rompere degli schemi, altrimenti il cane si abitua ed è la condizione che lo porta poi a manifestare questo comportamento. Ok? Spero di essere il più chiaro possibile, ragazzi. Quindi molte volte i comportamenti che il cane innesca insieme sono comportamenti che in qualche modo noi abbiamo tralasciato perché il cane è sempre stato con l'altro cane, l'altro cane non ha insegnato un certo tipo di comportamento all'altro o ne ha inserito un altro o ha inserito comunque un comportamento non funzionale. Ok, quindi il discorso del fanno branco, loro fanno già branco in giardino, quindi sicuramente devo rompere quel tipo di comportamento. Ok? Abituare i cani ad avere dei momenti di solitudine, non intendo solitudine frustrante, ma intendo solitudine di rilassamento, è importante perché faccio un esempio chiaro. Devo portare il cane dal veterinario. Il cane dal veterinario ha bisogno di stare dentro 2 giorni in clinica, ok? Perché devo fare degli accertamenti, nulla di grave, ma devo fare degli accertamenti. Come faccio a spiegare all'altro cane che è in casa, che è stato abituato a fare branco, che l'altro individuo non c'è più? Quindi è importantissimo separarli e gestire singolarmente gli individui a volte, ok? A volte basta veramente insegnare al cane che il proprio trasportino, il proprio recintino è un ambiente di zona comfort, di zona franca, dove ognuno di loro si riposa, ok? Come vedete, a volte basta poco per creare delle strategie funzionali. Cos'altro dire? Se non ci sono altre domande, ok, perfetto Claudia, grazie. Allora, se non ci sono altre domande, io direi che abbiamo sviscerato un po' le varie differenze fra educazione o rieducazione, ok? Per qualsiasi dubbio potete scrivermi anche in privato sulla pagina Facebook e sulla pagina dell'Ora degli Animali, risponderemo poi insieme, risponderemo ai vari commenti che arrivano in fase successiva. E la condizione diventa ovviamente di seguirci sulle varie pagine per stare sempre informati sulle nostre dirette. Qualsiasi dubbio, ritorno a dire, vi viene sul comportamento di un vostro cane, rivolgetevi ai professionisti che avete in zona e non solo, ok? Quindi a volte basta veramente una consulenza, anche se prevede fare dei chilometri ma da professionisti, piuttosto che attivarsi a leggere qualche commento su Facebook o a leggere appunto interazioni sbagliate sui social, sul web, ok? Io che dire, vi ringrazio nuovamente l'Ora degli Animali per darmi appunto la possibilità di intervenire con voi, interfacciarmi con voi. Qualsiasi dubbio, no, scusami, aspetta, quindi Fabrizio, quindi per trasportino meglio trasportini singoli? Sì, assolutamente, assolutamente, io prediligo un trasportino per ogni cane, perché ognuno deve avere assolutamente la sua zona di comfort. Sì. Assolutamente, quello sì diventa fondamentale. Elisabetta, grazie a te per essere stata in linea e avermi ascoltato ancora. Ogni tanto ti tedio le orecchie. E, che dire, ragazzi, qualsiasi dubbio, la mia pagina è sempre, sempre, sempre attiva, ok? Quindi scrivetemi, vi ringrazio nuovamente, state connessi sui nostri canali per le varie dirette, ok? Un saluto a tutti e
e una buona giornata. Fate bene con i vostri cani, mi raccomando. Ok? A prestissimo.